Grazie Ivan. Allora Ivan ha aperto la serata, più o meno diciamo i saluti li hai fatti, ma io voglio fare ugualmente i saluti a tutti quanti, grazie per essere qui stasera. Ospite particolare, stasera abbiamo un ospite amato da tutti, anzi ospite no, lo cambio l'aggettivo, chiamiamo amico perché è un nostro amico, è un amico di tutti noi. Entra nelle nostre case, ci fa compagnia a pranzo, la sera nei salotti, insomma, diciamo che grazie ai tuoi programmi sei davvero uno di noi in famiglia. Allora, attore, mimo, presentatore, anche allievo dei grandi teatri napoletani, quindi proprio hai veramente sei un ciclone di simpatia, questo sicuramente. Ci racconta tutti i giorni, comunque, la vita con le sue interviste per la strada, programma amatissimo e seguito da tutti, ma non solo. Diciamo che ne cito alcuni perché hai tanto alle spalle come carriera, no? Quindi tanti programmi. Per esempio La Corridona, che tutti noi debuttanti allo sbaraglio, io lo ricordo, mi piaceva da morire. Poi per gli amanti dello sport, anzi per i tifosi del Cagliari in maniera particolare la Gradinata Sport, quindi programma che tuttora il lunedì seguiamo a Sardegna 1, comunque era un successo, anche quella simpaticissima. Due parole per Miracolo di Natale, quello è qualcosa che tocca veramente il cuore di tutti noi, no? Ben nato 23 anni fa. Lui ne è l'ideatore e il fondatore, quindi da ben 23 anni, davvero un'iniziativa davvero nobile di solidarietà, quindi una raccolta di cibo, di vestiario, di giocattoli proprio destinati ai poveri. Un napoletano sardo con i sardi nel mondo, perché anche quella trasmissione proprio è stata davvero un successo. Lui ha dato la possibilità ai nostri emigrati di poter mandare comunque i saluti ai propri cari, quello è veramente un gesto bellissimo, una trasmissione che ha toccato il cuore di tutti noi. Poi parliamo dei comuni, cosa dobbiamo dire dei comuni? 18 anni fa è nato proprio il Giro dei Comuni, grazie Gennaro perché insomma grazie a te ho conosciuto la mia isola un po' più a fondo, alcuni proprio per me erano sconosciuti. Ricomincerà breve, poi tu ci parlerai chiaramente del 10 marzo, mi pare, vero? Riparte? Insomma, stasera abbiamo tanto, tanto da ascoltare, quindi esperienza lavorativa, 30 anni di carriera e di società comunque che è cambiata, la nostra società è cambiata e tu ce ne parlerai. Dialogherà con il nostro presidente Andrea Mura, il nostro presidente dell'associazione. Hai tanto da dire, io proprio ho fatto una sintesi proprio No, hai cortissima. dimenticato la parte di San Gennaro nella Vabbè. Lo dirai tu, hai tanto da. Abbiamo poi tutta la sera. Siamo tutti liberi da impegni, quindi magari dopo ci facciamo portare le pizze dopo aver fatto fuori quello che c'è sul tavolo laggiù. Bene, allora, signori e signori, davvero ho un immenso piacere di dare il microfono a Gennaro Longobardi. Però è troppo attore. È stato grandioso. Riuscito a seguirmi passo dopo passo, però è stato veramente eccezionale. Tra l'altro, vi do io una cosa in anteprima. Lui apparirà nel mio giro dei 377 comuni, perché essendo un esperto di comuni, allora avrà una pillola lì, fra le varie chiacchierate. Quindi, io sono molto contento di averlo conosciuto. Buonasera a tutti, vi do il benvenuto a nome dell'associazione. L'associazione Sazza inizia i lavori, è nata precisamente il 7 settembre del 2017. Durante quest'arco di tempo siamo riusciti a crescere e a fare in questi 2 anni 40 eventi. La nostra associazione si distingue per serietà, professionalità e dà spazio. Questo è il nostro intento principale, voce agli intellettuali e agli artisti sardi.
Non per caso il nome dell'associazione è stato ricercato in maniera approfondita. La parola stazza in lingua sarda è una parola che accomuna tutte le varianti della lingua sarda. Questa è la caratteristica principale di questo vocabolo, che significa essere pungenti, essere coraggiosi. Appunto, il nostro intento è quello di essere coraggiosi, puntigliosi nel portare avanti gli artisti e gli intellettuali sardi. Il vocabolo stazza però ha anche un altro significato sottinteso, proprio perché riesce con questo vocabolo a riunire anche tutte le varianti della lingua sarda. È un messaggio di collaborazione, di stare uniti tutti noi sardi. Questo è la nostra utopia, il nostro sogno, portare avanti le tematiche di tutti noi sardi senza fare distinzioni tra nord, sud, eccetera, eccetera. Proprio perché le varianti, le diversità, io ritengo, sono un valore aggiunto e mai una debolezza. Per quanto riguarda Gennaro, bisogna sottolineare che esiste un vocabolo in una materia universitaria che si chiama antropologia culturale per definire il lavoro che fa Gennaro. Gennaro è un intellettuale culturale. Chi è l'intellettuale culturale? L'intellettuale culturale è colui che intervista, lavora in mezzo al popolo, proprio facendo emergere le piccolezze. Proprio perché facendo emergere le piccolezze si riesce anche a capire la società in generale, e questo è il lavoro che splendidamente compie ogni giorno a Gennaro. Che dire, Gennaro lo conosco da anni e lo ammiro. In particolar modo ho ammirato il lavoro che ha compiuto 18 anni fa, il lavoro che ha compiuto andando paese in paese. Questo lavoro io lo paragono, anche se fatto meglio, ad un lavoro storico di un certo Goffredo Casalis, che aveva descritto in maniera non proprio minuziosa come fa Gennaro andando di paese in paese, ma aveva mandato degli emissari che alcune volte avevano descritto il paese in maniera errata, mentre Gennaro, a sua volta, entra nel cuore dei paesi, descrivendoli come loro sono, fotografandoli e anche presentando le statistiche specifiche di ogni paese. Come ha detto Gennaro, ho iniziato in questi giorni a leggere alcuni paesi, alcune caratteristiche statistiche di alcuni paesi, e ciò che mi spaventa è quello di vedere anche nei paesi nel circondario del Cagliaritano con un reddito veramente da paura, un reddito basso. Addirittura Monastir ha un'età media pari a 40, sua crescita pari a 0,4. Però se dovessimo poi fare anche delle ulteriori analisi statistiche, si avrebbe un decremento. Un paese che, diciamo, è nel circondario di Cagliari. Ora do la parola a Gennaro per iniziare con nel descriversi il prossimo programma, che è quello di paesi in Sardegna. Io intanto ringrazio voi per le belle parole che mi rivolgono nei miei confronti. Preferisco alzarmi così li vedo tutti. Allora, questa è Siri che quando parli reagisce. Dove ti devi alzare? No, mi devo alzare. Quindi adesso la risentiamo. Allora, intanto buonasera, grazie di essere venuti. Allora, la domanda che mi fanno maggiormente i sardi è questa: perché sei venuto in Sardegna?
è la domanda classica che mi hai fatto, quindi io direi che sia il caso di partire da questa domanda, anche perché così ci conosciamo meglio, anche voi conoscete meglio me. Allora, io nasco nei quartieri spagnoli di Napoli, quindi non è che nasco né a Generugi e né a Sant'Elia, nasco in una famiglia molto povera, e questo poi ha un nesso, un senso per tutto quello che voi avete ascoltato fino adesso. Sono il terzo figlio, i miei genitori persero due figli prima di me e quindi io sono il terzo. Anch'io sono nato per miracolo, nel senso che mi avevano dato 24 ore di vita, peggio per voi ce l'ho fatta. Non si sa. Poi a mia mamma ho cercato di chiederglielo in tante maniere che cosa mi era successo, ma mia mamma poverina non aveva neanche la prima elementare, e all'epoca non riuscivano a capire effettivamente qual era stato il mio problema. Quindi pertanto io so che ho vissuto per 24 ore e ce l'ho fatta, quindi questo è quello che so e non so altro, e non lo voglio manco sapere veramente. Andiamo avanti, sono arrivato a 58 anni e sono contento così. Però nasco sicuramente in una famiglia molto povera, dignitosa come si suol dire, in un quartiere molto popolare, per chi non conosce i quartieri spagnoli, è proprio il cuore di Napoli. Nel 1961 vi lascio immaginare che c'era una fame esagerata, veramente esagerata. E i miei genitori chiaramente avevano un solo obiettivo, quello di farmi vivere. Perché avendo già perso due figli, vi lascio immaginare il terzo. Quindi attenta a questo, attenta a quello. Vi racconto alcuni aneddoti della mia vita personale, ma sono ben lieto di raccontarveli. Ad esempio, una volta avevano chiamato il medico perché ero pieno di puntini, no? E quindi questo medico era arrivato correndo nei quartieri, che sta succedendo, i miei genitori disperati, e poi alla fine il medico ha detto: signore, aprite le finestre, c'è caldo, state facendo schiattare. E quindi alla fine era solo sudorina, non era altro, capito? Però per farvi capire la tensione, no? Che vivevano i miei genitori, che comunque mi hanno trasmessa, perché poi alla fine io sono un po' ipocondriaco, ero al 100% ipocondriaco, adesso diciamo sono al 50%, ed è già una vittoria per me. Comunque, in tutto questo trambusto io ho conosciuto la miseria, ho conosciuto l'odore della miseria, io so cosa vuol dire la fame, perché l'ho vista, e devo dire che spesso dico che chi conosce la fame, chi conosce la miseria, non ne ha paura. Sono quelli che non la conoscono e che poi improvvisamente, per tante disgrazie che in questo momento stiamo vivendo, poi improvvisamente, se gli tocca, sono terrorizzati, giustamente, perché non la conoscono. E vi voglio raccontare che mio padre faceva il portiere, il custode, ma il portiere di carcere magari, cioè il custode di un palazzo. E questo palazzo era in vicolo Lungo-Gelso 44. Mio padre aveva capito che io ero in difficoltà, perché si accorgeva che non mangiavo, mi vedeva in difficoltà. Allora lui incominciò a creare, un po' come nel film di Benigni, cominciò a creare un film nella sua testa dicendo che in realtà io ero in un bellissimo posto. E gli dicevo: ma ero piccolino, a me non mi sembrava un bellissimo posto, perché c'erano le prostitute di notte che accendevano le lucette di sera degli americani che sbarcavano. E questi si prendevano a cazzotte a sangue. Quando si prendevano a cazzotte a sangue, mio padre diceva: visto che bei film stanno girando. Ero un po' perplesso su questa cosa, perché era talmente realistica la cosa, diceva: ma è un film. Dicevo: vabbè. Poi dopo arrivava l'ultimo dell'anno, a Napoli si usava, aveva questo bellissimo cosa, butta la roba giù dai balconi, ma noi non buttavamo solo i trick track nel fondo. Cioè, la gente buttava frigoriferi, lavandini, cioè una cosa veramente da inenarrabile, quello che ho visto io. E quindi vedevo gente che prendeva proprio frigoriferi e le lanciavano, tutti contenti. Io ero sempre spaventato: hai visto che film? Incredibile, ma che è stato veramente. Piano piano, col tempo cominciavo a dubitare di questa cosa. E quando proprio, la fortuna di mio padre fu che quando proprio cominciai a dubitare, cadde un evento. Proprio un giorno passò davanti al nostro portone una marea di gente che urlava, c'erano telecamere e quant'altro, e si era sposata Rita Pavone e aveva scelto di passare per il quartiere dei vicoli spagnoli. E
quindi passavo davanti al nostro palazzo, si fermarono lì, facevano le telecamere e le riprese, mio padre, hai visto che erano figli? E io, sì, poi ovviamente, poi crescendo questo film determina, siamo stati un po' fortunati e sfortunati, ma credo molto fortunati, perché mio padre fu trasferito al Vomero, quindi passammo dai quartieri spagnoli, che erano quartieri al quale ovviamente sono molto legato, al quartiere bene di Napoli. Diciamo che quello è stato il momento in cui io ho incominciato a vedere la vita a colori. In effetti io non ho un ricordo della mia vita nei quartieri spagnoli a colori, me la ricordo in bianco e nero, perché era così. Pensate che mia mamma prendeva a mezzogiorno, prendeva uno sgabello e lo metteva in un angolo del palazzo, perché era l'unico momento in cui il sole arrivava e c'era quella mezz'ora di sole, perché i palazzi erano alti. E quindi io dovevo stare là seduto immobile con una nave in mano per mezz'ora. Voi mi dite che facevo questa nave? Niente. C'era la nave in mano e basta, però la fantasia almeno galoppare, no? Fatto questa nave, probabilmente ha funzionato perché l'ha portato qua. Però insomma, questo è per farvi capire perché nasce, così rispondo piano piano alle domande, perché nasce il miracolo di Natale. Il miracolo di Natale nasce perché quando ho avuto la possibilità di essere un personaggio conosciuto, popolare e quant'altro, con la trasmissione Per la strada, avevo fatto una promessa, e la promessa era: il giorno in cui tocca a te, mi raccomando, fai qualcosa per quelli che hanno vissuto come te. Allora, quando nasce Per la strada, dopo neanche un anno, decisi immediatamente di tenere fede alla parola. E quindi faccio il miracolo di Natale. Ovviamente il miracolo di Natale l'ho fatto a Sant'Elia, ed erano all'epoca 100 buste, quelle che ho raccolto. Ma io ero l'uomo più felice del mondo, perché avevo raccolto 100 buste. Ed ero felice così. Pensavo ad oggi, come è successo l'anno scorso, che abbiamo raccolto 20 tonnellate. Però io, 100 buste, ero l'uomo più felice del mondo. E allora arrivò Monsignor Alberti, all'epoca, e disse: ah, ma questa è una cosa meravigliosa, devi farmi una cortesia, devi ripeterlo vita natural durante. Io direi: vita natural durante, che c'ho forza, lo farò. E allora, da quel giorno, il miracolo di Natale è andato sempre avanti, non si è più fermato, e devo dire, per rispondere sempre alle domande, devo dirvi la verità, con grande sacrificio, perché il miracolo di Natale non comporta assolutamente nessun guadagno, non comporta assolutamente nulla che possa migliorare lo stato della mia famiglia o della mia persona, è un qualcosa che è difficile. Infatti sono felicissimo che il miracolo di Natale avviene da due anni a questa parte, a Selarus, e tra l'altro l'anno scorso, non perché sono qui per la verità, l'anno scorso Selarus ha fatto un figurone bellissimo in televisione, hanno fatto un miracolo di Natale eccellente, sia nella raccolta che nelle immagini. Quindi capite bene che per tanti anni ho fatto il miracolo di Natale da solo, e io dicevo in televisione: ma perché non mi copiate? Mi copiate solo la mia trasmissione, ma dai, copiate anche il miracolo di Natale. Finalmente parte Porto Torres nel 2015, se non vado errato. Dopo Porto Torres arrivano gli altri comuni, insomma l'anno scorso eravamo, adesso non voglio sbagliare, 13-14 comuni in contemporanea. E in contemporanea è una parola a me molto cara, solo perché io dico in italiano, perché in spagnolo pochi, tonti e disuniti. Allora, io devo dirvi la verità. Io ho messo una regola sul miracolo di Natale che dimostra l'esatto contrario, perché tutti i comuni che hanno aderito devono rispettare una regola semplicissima, che c'è un foglio di carta, però devono firmarlo. E questo foglio di carta dice due cose semplicissime: che il miracolo di Natale si fa tutti alla stessa ora. E già questa è una responsabilità. Cioè non è che dice: ah, io me lo faccio alle 10, no, tu devi fare le 9. E lo finisci alle 21. Ma poi lo voglio fino alle 20. No, finisce alle 21. E già questa implica una responsabilità. Ok. Poi non puoi accettare abbigliamento, e anche questa è un'altra responsabilità. In più non si fa porta a porta, anche questa è un'altra responsabilità. In più non devi cercare soldi in giro, e anche questa è un'altra responsabilità. Ebbene, tutti lo fanno perfettamente. Sono tutti eccezionali. Tutti.
in maniera diligente fare il miracolo di Natale. Quindi non è vero che il sardo è, non è unito, non è vero che il sardo è tonto, non è vero, cioè tutte queste sono leggende metropolitane legate a un passato. Io penso che qualsiasi può, quindi scogliendo anche il sardo, qualsiasi può, se tu gli dai un'idea buona, la fanno, ma se tu non gli dai idee buone, la gente si ribella e non ne ha più voglia. E la Sardegna in questo momento è in un momento gravissimo che sta vivendo. E non che ci giriamo intorno. A me dispiace che molti altri che potrebbero fare quello che io faccio, cioè esporsi, io mi espongo in televisione, io dico che così non si può andare avanti. E il fatto di vedere, io torno a casa quando finisco il miracolo di Natale, sono contento, perché mi siedo a tavola con la mia famiglia e sono contento, perché dico, io ho dato da mangiare, parlo per Cagliari, a 10.000 persone per 5 mesi, sono felice. Ma io sono felice perché voi mi avete reso felice, perché io sono una scintilla, se la scintilla funziona si accende un fuoco, se no scintilla resta e l'acqua la bagna e non c'è più nulla. Allora, se io riesco a tornare a casa ogni anno e mi siedo a tavola e dico, anche quest'anno darò da mangiare a 10.000 persone a Cagliari, in fila, allora se la gente non le vuole vedere queste cose, a me dispiace. Però basta andare in via Po, mettersi lì a aspettare, ci sono gli orari anche su internet, uno si può mettere in una macchina nascosta, siamo stati super, giustamente, abbiamo ricevuto delle visite di finanza, contro finanza, della carica se parliamo, ma è giusto. Però la gente c'è, e a me, sinceramente, ogni anno che faccio il miracolo di Natale, mi sono rotto le scarpe, ve lo dico francamente, io sono l'uomo più felice del mondo, il giorno in cui il miracolo di Natale non lo faccio più, perché vuol dire che non ce ne sarà più bisogno. Ma finché io dovrò fare il miracolo di Natale, ogni anno, a me vedere bambini nel 2020 in fila, con il genitore, con il padre, con la mamma, che vengono chiamati con i numeretti. Voi siete seduti sulle sedie di plastica, loro sono seduti sulle sedie dei cinema, non so se vi ricordate, quelli in legno. Capito? E stanno lì che aspettano, loro 50 e si alzano, e vanno lì, e si fanno la fila. E si vanno a prendere la busta della monnezza, si vanno a prendere la busta del... Io li chiamo busta della monnezza, sapete perché? Perché io ho rifiutato l'abbigliamento. Perché molte persone prima mi riempivano la gradina all'inizio con l'abbigliamento. Sapete perché? Perché si svuotavano tutti gli armadi. E a me mi arrivava la maglietta con lo stampo di Aici, la braghetta rotta e cosa. Quindi avevo detto, facciamo una bella cosa, io voglio solo generi alimentari e giocare. E da lì è finita la musica. Mi porti, generi alimentari e giocato. E così è stato. Ora, se voi andate lì, troverete nel 2020 persone che sono in fila. E vi posso garantire che essere nel 2020 e vedere gente in fila, ancora lì, con i bambini, a fare la fila per una busta della spesa, è veramente inquietante. Cioè a me mi uccide questa cosa. Quindi, ecco perché nasce, giusto per rispondere alla domanda, ecco perché nasce il miracolo di Natale. Nasce per questo motivo. Io lo dovevo e lo continuerò a fare finché lui mi darà la forza di farlo. Perché questo è la mia parola d'onore e la porterò avanti. Nonostante questo, vi devo dire in tutta onestà, complica la mia esistenza personale. Perché per fare il miracolo di Natale, lui dice, ah, tu fai il miracolo di Natale. No, no, il miracolo di Natale comporta che tu per 2 mesi e mezzo hai il cellulare occupato, sempre. Devi parlare con 30.000 persone. Non vi voglio fare i numeri perché sono impressionanti. Io devo giostrare volontari che sono in tutta la Sardegna. Tutti lì che ti chiedono, ma faccio bene così, faccio bene? E si fa così. L'anno scorso, e chiudo sul miracolo di Natale, l'anno scorso abbiamo dato... Tutta la Sardegna ha dato un contributo mostruoso. Sono state raccolte tonnellate e tonnellate di generi alimentari. E su questo chiudo col miracolo di Natale dicendo una cosa, per chi ha orecchie per intendere che intenda. Io non sono il miracolo di Natale. Io sono solamente una persona che ha deciso un giorno di fare il miracolo di Natale. Il miracolo di Natale sono le persone che lo realizzano. Pertanto, e questa non è una polemica, ma è un appunto per cancellare, anche questo serve per cancellare
quelle che possono essere le invidie o le gelosie, gli organi di stampa devono dare ai sardi quello che è dei sardi. Quindi se si compie un miracolo di Natale, che si scriva nei giornali che è stato fatto un miracolo di Natale per i sardi. A me, se non mi menzionano, da qua mi entra e da qua mi esce. Io vado a dormire lo stesso. Però ai sardi è dovuto che venga scritto che è stato fatto un grande miracolo di Natale. Poi la gente ormai non è scema, già lo sa che è stato fatto e quant'altro. Quindi ecco perché nasce il miracolo di Natale. Poi l'altra domanda era per la strada. La strada nasce, tanto perché sono in Sardegna, adesso ci arrivo e voglio adoriare il padre Alberto. Io ero, come si dice, non so, avete visto il film di Totò quando cantava "Mi stavo tanto bella a casa mia", c'era Lara con le bocche. Voi pensate che io ero a Napoli e una persona mi invita a fare una vacanza in Sardegna. Siamo nel 1988. Io venivo da una tournée teatrale, io vengo dall'Università Popolare dello Spettacolo di Napoli, lavorando con Calibri, Giuffre, Massimo Ranieri, Casagrande e quant'altro, quindi venivo qua per fare un riposo, insomma. Quando arrivo a Cagliari, la prima cosa che ho pensato, ho detto, ma la gente dov'è? Poi mi dicevo, in che senso? La gente dov'è? Io non vedo nessuno. No, ma noi questi siamo. Ma è strano, ma non c'è traffico. Quindi mi hanno portato al Poetto, e mi sono fatto 7 giorni. Insomma, poi mi hanno trattenuto altri 10 giorni. Alla fine ho preso un mese di vacanza. Non mi sono più partito. E non me ne pento, Sono l'uomo più felice del mondo ad aver preso questa scelta. Infatti io amo la Sardegna, ma la mia non è una ruffianeria, è proprio un dato di fatto. Io amo questo territorio, perché per me è come se, lo dico spesso in televisione, se Dio doveva decidere dove la mettiamo la ciliegina sulla torta, dove la mettiamo la perla l'ostrica, qui la devi mettere. E l'ha messa proprio qua. Per me la Sardegna è proprio la ciliegina sulla torta di questo pianeta, no? E questo pianeta, sappiate che, parlando della Sardegna, io ritengo che, quindi mi collego al giro dei comuni perché l'ho fatto e perché lo rifaccio, c'è un motivo molto bello dietro al giro dei comuni e vi spiego perché. Il giro dei comuni è pesantissimo perché dovete portare a casa dei sardi 377 comuni. Per farli tutti ci vogliono 2 anni e tutto questo è proprio matematica. Ora, detto questo, se voi partite dal presupposto che per fare tutto questo ed entrare nella, come diceva il Presidente, nella testa di tante persone sia facile, non lo è per niente. Ma io lo faccio questa volta, l'altra volta l'ho fatto per sfizio e per divertimento, questa volta lo faccio per un altro motivo, e ve lo dico già detto in televisione, io mi espongo e continuerò a espormi, non ne ho problemi. Lo faccio perché voglio che la gente veramente veda in che condizioni è attualmente la Sardegna. Io lo voglio far vedere, non per sentito dire, per tornare al famoso discorso dei poveri in fila, no? Cioè, ma in Sardegna c'è povertà. Tu lo dici che c'è povertà, ma tu non li hai visti. Alza il culo dalla sedia, mettiti in macchina, vai in via poi, vattene a guardare. E poi vediamo se è la stessa cosa nel vedere oppure nell'ascoltare. Io ti porto tutti i 377 comuni della Sardegna, che la gente non ce l'ha a vedere, tutti i comuni che si stanno spopolando, tutta la gente che è senza lavoro, tutte le serrande che si stanno abbassando. Allora uno mi domanda, dice, ma allora cosa dobbiamo fare? Ma come cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo ribellare. Mi hanno proposto candidature politiche a destra e a manca, per voler metterti con questo partito e vieni con questo. Io ho sempre rifiutato. Perché? Io dico, ognuno dovrebbe fare quello che sa fare. Ma purtroppo, come ben sapete, ora noi viviamo nel mondo dei tuttologi. Vi faccio un esempio stupidissimo. Se oggi vado a cena con degli amici e mi siedo, io per esempio non so, posso capirne di teatro, quindi io dico, secondo me in quello spettacolo avrei voluto mettere una quinta un po' più laterale. Uno che fa l'idraulico, che non capisce niente. No, ma secondo me invece con la luce gialla usciva meglio.
nell'altro. No, ma secondo me con l'audio non si vedeva la quinta, è quello che fa il gommista. Poi quell'altro, no, ma secondo me, ma secondo te che cosa? Ma tu fai l'idraulico? Che fa l'idraulico? Ma tu fai un dentista, e fa un dentista, io faccio l'attore, e fammi fare l'attore. No, no, e noi siamo tutti dottori. Abbiamo il medico in casa, abbiamo il medico nel pianerottolo, abbiamo un primario all'ultimo piano. E gli dico, ma tu che fai? Ah, io faccio un altro trasportatore. Inzi, mi hai detto che dovevo togliermi il dente l'altro giorno, mi hai quasi convinto. Ma io faccio l'autotrasportatore. E dimmelo prima che fai l'autotrasportatore, ti stavo pure credendo. Ecco il mondo dei tutori. Cioè, questi sono diventati talmente bravi che ci credono talmente tanto che poi fanno credere anche a noi che lo sono per davvero. E allora, questo è per farvi capire che qua ognuno dovrebbe imparare a stare zitto quando deve stare zitto e a parlare quando deve parlare. Allora, se io faccio l'attore, fammi parlare. Tu, se fai un medico, io mi devo stare zitto a quella pizzata, perché sei tu il medico, non sono io. E invece, in questo caso non avviene. E questo purtroppo è un altro pericolo. Capito? Cioè, qua c'è il pericolo che uno va vicino all'ascensore e fa, si può salire, ma qua c'è qua. No, ma se tu premi il tasto X, quello sale, poi da capo ti dà l'ascensore. Ma dove c'è l'ascensorista? Oh no, io gioco a calcio. E dimmelo prima! Quindi, per farmi capire. Allora, il mondo dei tutologi ormai vive ed è pericolosissimo. Però una cosa ve la devo dire, che i sardi sono un popolo, e questo non ve lo dico per ruffianeria, anche perché basta guardare i miei video su Facebook e quant'altro, io lo ritengo un popolo tosto, perché se non fosse stato tosto, noi avremmo avuto in Sardegna la mafia, la Camorra, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita. Quindi io lo dico con certezza questo, quindi il sardo è un popolo tosto, cioè non ha paura, non è che uno va da uno e dice vai tu metti una bomba, il sardo fai metti una bomba, cioè non è che si fa spaventare, capito? Questa è una cosa molto importante, però io penso che sia arrivato anche il momento che il popolo sardo deve cominciare anche a riflettere su questa cosa e a riflettere sul fatto che non si può continuare ad andare avanti così, perché la Sardegna, ragazzi, è veramente allo sbando. Quindi se dobbiamo veramente fare qualcosa di concreto, cerchiamo di trovare quel filone, no? Tipo quello che stavo dicendo prima, il miracolo di Natale, trovate un altro filone. Io per esempio sceglierei senza ombra di dubbio la zona franca, l'ho sempre detto, lo continuerò a dire. Però sapete che cos'è? Che anche per la zona franca, io dico zona franca, poi alla fine andiamo in piazza, quelli fanno, ah sì, andiamo tutti in piazza, poi sto in piazza, gli altri dove sono? E stanno tutti a casa. Quindi armiamoci, però partite, chi sta a casa, io sono in piazza. Ecco, io spero che questo smetta, anche in questo caso, e che i sardi incomincino veramente a pensare alle proprie famiglie, ai propri figli, che stiamo perdendo, perché se continua così, questo diventerà un territorio fatto di nonnini, così non rompono manco le palle, scusate l'espressione. Capito? Perché se un nonnino dice, io non sto cantando, poi gli fa, oh, ci ti finta. Invece se c'è il ragazzo intelligente, acculturato, fa, io non sono d'accordo, e parliamo. Capito? Invece sbattiamo fuori tutte le nostre menti sarde, le bellezze sarde. Perché la Sardegna ha bellezze. Ma dico bellezze veramente, non sono solo bellezze mentali, cioè, c'è anche nei lineamenti, abbiamo ragazzi bellissimi, ragazze bellissime, cioè mandiamo tutta questa bella gente altrove, mandiamo tutti questi geni, no, li stiamo perdendo tutti quanti, li mandiamo all'estero, e stiamo tutti zitti, aspettiamo che cosa. Io ho smesso di aspettare, io in televisione sto dicendo pubblicamente che è arrivato il momento di combattere in maniera civile, ma combattere e farsi rispettare. Quindi se voi trovate, non devo dirvi io quale, ma qualsiasi idea che possa essere per voi, per noi, un'idea buona, allora appoggiamola. Lasciamo perdere la politica e quant'altro, però appoggiamola. Quindi, per chiudere, io starei qui a chiacchierare anche molto con voi, ma non voglio neanche eccedere. E l'altra domanda era, l'abbiamo detto, dei comuni della Sardegna. Il Comune di Sardegna parte il 10 marzo, inizia alle ore 20:45 su Sardegna 1 e terminerà a dicembre del 2021. Se voi avete la possibilità di seguirmi, vedrete la situazione. Io ho già girato qualche comune e vi dico già
che quei comuni che ho già visitato abbiamo già una media di 250-300 persone perse, cioè nel senso che se ne sono andate. Non se ne sono andate al creatore, che già là stanno bene, ma sono proprio andate dall'altra parte, in altre città, in altri lidi. E quindi pertanto io penso che alla fine avremo un numero reale di quante persone abbiamo perso. Quindi io invito tutti quanti, ogni volta che mi capita un'occasione bella come questa, di riflettere e di dire: pensiamoci a sta cosa, combattiamo per questa terra che è così bella, così, è bella in tutte le sue sfaccettature, è proprio bella, però dobbiamo proteggerla, dobbiamo essere tutti quanti più uniti e fare in modo che questa Sardegna riprenda i suoi giovani e li riporti a casa. Pensate che io sono andato in alcuni comuni, vi giuro, con case non belle, bellissime, 10 stanze, ma una cosa spettacolare. Lo sapete che ci viveva all'interno? Il padre e la madre. E i figli non c'erano. E loro si sono fatti, scusate, un mazzo così per costruire queste bellezze per i figli, hanno dovuto abbandonare e andarsene fuori. E molte case le stanno vendendo. Questo per me è una vergogna, perché non ce la fanno più. A 5 euro, a 1 euro, avete sentito? Le vendono a 5 euro, a 1 euro, per tentare di ripopolare. E noi dobbiamo arrivare a questo. Dobbiamo farci ridere in faccia in Olanda, come è già successo. In Olanda stanno ridendo perché noi vendiamo le case a 5 euro, a 1 euro. Ma vedete come? E noi dobbiamo farci ridere in faccia dagli altri. Io non lo sopporto una cosa del genere. Eppure uno va là e dice: ma quelle sono case scarrupate. Ma quale case scarrupate? Te la sta dando a 1 euro e te la metti a posto, che ci si può spendere? 10.000 euro ti trovi un appartamento bellissimo. E chi la sta prendendo? Lo sapete chi sta prendendo queste case? I tedeschi. Gli stranieri se ne stanno comprando, gli stranieri. Ma neanche io. Ma io dico: ma io sono del posto, stai vendendo una casa a 1 euro, ma tieni, quanto costa una casa? Tieni, 5 euro, 20 euro, quante case mi dai? Me le compro io. No, noi le facciamo comprare a 1 euro, a 2 euro, agli altri. E poi diventiamo una barzelletta, Perché noi, voi non so se lo sapete, ma gli altri ci prendono per i fondelli all'estero per questa cosa. Io ho letto degli articoli che vengono pubblicati. Allora, noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo cercare, ognuno di noi deve diventare una luce. Io dico sempre che ogni uomo che vive su questo pianeta, con questo concludo perché non mi voglio veramente, se no non la finisco più, però ogni uomo che passeggia su questo pianeta, io l'ho sempre visto come una piccola antenna, d'accordo? Una piccola antenna che passeggia sul pianeta, d'accordo? Questa antenna, ognuno di noi è un'antenna, che passeggia sul pianeta, trasmette la propria frequenza al resto dell'universo, di tutto quello che c'è fuori e quant'altro, d'accordo? Un'antenna. Ci siamo? Adesso provate a pensare una cosa. Ma voi vi siete mai visti dall'alto? Vi faccio un altro esempio. Molte persone, giustamente, vanno in paranoia. Devo entrare anche in un altro, voglio dirvela, la devo dire, che è brutta, però la devo dire lo stesso. Però molte persone vanno in paranoia, si angosciano, e alcune di queste persone, purtroppo, drammaticamente decidono di lasciare l'Italia perché non riescono a pagare la corrente, quant'altro, eccetera, eccetera. L'azienda fallisce, eccetera, eccetera. Io a tutte queste persone, ve lo giuro, se avessi potuto, gli avrei detto: aspetta un attimo, ma che stai facendo? Ragiona due secondi. Guardati dall'alto. Non guardare solo in orizzontale, guarda dall'alto. Voi provate a immaginare. Quando voi siete, guardate la terra dall'alto, giusto? La vedete? No, la vedete. È già lì, voglio dire, quando vedete la terra, già la vedete, non si vede più. Ma noi solleviamo ancora di più lo sguardo. La terra comincia piano piano a sparire dall'orizzonte. Poi allarghiamo ancora di più, sola, via Lattia, eccetera, eccetera. Dopodiché noi non ci vediamo più. Non ci vediamo più. Ci siamo? Ma scusate, ma veramente abbiamo problemi? Ma noi siamo dei batteri.
le batteri che stanno dentro una briciola di sabbia sospesa nell'universo. E ci stiamo a incazzare fra di noi, stiamo a fare guerra fra di noi, ma stiamo scherzando. Ma ragazzi, bisogna assolutamente distaccare la nostra mente dalla quotidianità e pensare un attimino, ma dall'alto, che problemi c'hai tu? Un altro mi ha detto, ma gli extraterrestri esistono? Io ho detto, sì, se non esistono, e perché non vengono? E io ho detto, ma tu non immagini se c'è sta un pianeta a fianco a noi che magari è un miliardo di anni avanti a noi, e che viene a parlare con me? Ma quello mi guarda e fa, ma chi è? E io lo guardo, io sono italiano, e lo fa, Pasqua, e beh, ma ragazzi, ma non esiste. Cioè, noi siamo un pianeta in evoluzione, speriamo, però siamo molto lontani dalla realtà. Però c'è un sistema, quello di contribuire tutti quanti assieme e darci una mano tutti quanti. Se ci riusciamo, potrebbe essere che forse, come diceva qualcuno, forse io me la cavo. Quindi, per chiudere, io vi ringrazio di essere venuti qui per me. Vi ringrazio di essere stati qua, io vi ringrazio per avermi ospitato in questa bella location, ringrazio il Presidente, ringrazio la certo poi l'altro nostro amico che è qui presente, il Vicepresidente, insomma la voce della comunicazione, ma soprattutto ringrazio tutti quanti voi perché siete venuti a stare un'oretta con me e io sono felice perché anche stasera vado via con il fatto di essere stato bene con voi, perché ho sentito la vostra presenza, mi ha fatto piacere vedere i vostri sorrisi, vedere i vostri sguardi e speriamo che magari l'anno prossimo ci rivediamo e abbiamo qualche notizia in più. Ah, una cosa prima di chiudere, scusate, ma non la posso tenere questa. Voi dovete rispondere sinceramente, però. Tanto piccata le gambe, cioè so se vabbè c'è un. Scusate, quando di voi c'era la mascherina? Alzate la mano.